Le indagini non si fermano, bisogna far luce sul movente dell'omicidio della prostituta bulgara, il cui corpo è stato rinvenuto venerdì in via Leopardi, stradina che costeggia il cimitero di Pagani. Ma è ancora da ricostruire anche la dinamica dell'efferato delitto. Non è chiaro se Nicolova Temenuska, 37 anni, sia stata strangolata o uccisa a coltellate, anche se sarebbe maggiormente accreditata l'ipotesi che farebbe pensare ad uno strangolamento. Nell'auto del muratore fermato, un 36enne di Vietri sul Mare, non sarebbero infatti state rinvenute tracce di sangue. Si attende intanto l'udienza di convalida del fermo proprio di FC, l'uomo accusato di aver ucciso la donna. Era stato bloccato nella notte tra sabato e domenica dai carabinieri della tenenza di Pagani, guidati dal tenente Angelo Chiantese, con il supporto di quelli del reparto territoriale di Nocera Inferiore agli ordini del maggiore Enrico Calandro. Il muratore, nel corso dell'interrogatorio alla presenza del pubblico ministero Federico Nesso, non ha confessato ma avrebbe confermato delle circostanze che concorrono a far ricadere i sospetti su di lui. L'uomo nel 2012 era stato denunciato per minacce ad alcune lucciole a Salerno. Fondamentali per le indagini filmati delle telecamere di videosorveglianza. Le immagini visionate dai militari hanno consentito di individuare l'auto del presunto omicida sia nella zona della scomparsa che in quella del ritrovamento del cadavere. La vettura era intestata ad un uomo di Sant'Antonio Abate, strano ai fatti, ma veniva utilizzata proprio dal 36enne di Vietri. Ad essere da supporto alle indagini anche le dichiarazioni rese da alcuni testimoni. All'interno della vettura rinvenuta a Cava dei Tirreni c'erano diversi profilattici. Nell'abitazione del 36enne invece sono stati rinvenuti una pistola artigianale, tre pistole a salve, un giubbotto antiproiettile, 50 cartucce calibro 38 illegittimamente detenute, DVD con contenuto pornografico. Una volta fermato e portato in caserma, il muratore è stato anche indicato da due prostitute presenti in Via Nazionale il giorno della scomparsa come colui che aveva avuto contatti con la vittima prima che di lei si perdessero le tracce. Di Nina, sposata e madre di due figli e residente a Napoli, non si avevano più notizie esattamente dallo scorso 12 agosto. Era stata vista l'ultima volta appunto in Via Nazionale, la zona in cui si prostituiva. Si era allontanata in auto con un cliente. Era stata una connazionale il giorno dopo a denunciare la scomparsa. Poi venerdì scorso il ritrovamento della 37enne morta, l'avvio delle indagini ed il fermo.